Ed eccoci qua, sono le ore 5:45 del mattino, siamo sul sentiero P3 del Parco Nazionale d'Abruzzo Immagino. e siamo diretti verso la cima di Serra Matarazzo, che è 2007 metri. Passa, passa. In questo momento siamo sotto il costone sud-ovest del Monte Panico, che è questo qui sopra noi. Il tempo per il momento sembra regge. Andiamoci a prendere questa cima di Serra Matarazzo, via. Ok, alla prossima. Ci stiamo dirigendo verso la Valle Innanguera. Quella volta che ci siamo Tira un andati bel con Silvia venticello, Bette, e Silvia Bette ci ha un po' preso una freschetto. rimasta stuzzicata sulle Ma rocce, siamo scesi dalla macchina, eh? Non faceva muoveva nessuno di giù, eh? 17 gradi. Mi hanno Quella relegato in comunque è una ultima via più posizione le bella, donne, qua, eh? guardate. È la via più bella quella che abbiamo fatto, perché anche il sentiero l'ho fatta prima. Qui c'è anche un po' d'arrampicata. Questo è il Monte Panico. Questa è la normale. E lassù si vede il Monte Bella Veduta. Ancora non si vede la Serra Matarazzo perché sta dietro la Abbiamo la faggeta. risposta, era bella. Ok. Però ci siamo fatti Ed eccoci qui ancora a mezza costa sul Monte Panico, ormai quasi superato. Ci stiamo addentrando dentro la faggeta che poi ci porterà dentro la valle di Annanghera. di Annanghera. Di Annanghera, una cosa del genere, proprio dico il nome preciso. Eccoci qua, ci stiamo addentrando dentro la faggeta. Eccola qua. Allora, Attenzione andiamo un che attimo. è scivoloso, che la pietra è bagnata. Aspetta, ma Ok. Eccoci qua, dentro la faggeta. Oggi la speranza era di incontrare qualche camoscio, qualche cosa. Noi siamo incontrati dei mucchi. Qua. È il torello. Hola, Torello, senti come strappa l'erba quando mangi, senti. Ok, continuate la vostra passeggiata. Stiamo per uscire fuori dalla faggeta, sarà lunga una chilometrata, è piccoletta. Ecco là, già si vede la luce. Neanche un chilometro di faggeta. Caruccia, piena di sassi, un po' scivolosi per via dell'umidità, però Un po' pericolosa. tranne questo, carina, via, niente di che. Pericolosa però. Funghi neanche a parlarne. Sui sassi. No, mezzo al bosco, ma questo guarda in mezzo al bosco Comunque io. Mezzo al bosco per esempio qualcosa. li stanno a trovare, eh. A meno che non passano quelli degli altri anni. No, siamo delle zone, vai in Abruzzo stanno a fare, stanno. In Abruzzo stanno facendo i porcini. Se è qui nel parco si mangia l'orso. Mi sa che non li mangia l'orso. L'orso mangia tutto, l'orso è onnivoro. Mangiate tutto. Pure a noi si mangia, si c'è via. Speriamo Speriamo di no. di no. Eccoci qua, uscite dalla faggeta, adesso ci dirigiamo verso la Valle Inguagnera. Oh, si chiama così, Valle Inguagnera, dove troveremo anche il pozzo Inguagnera. Questo qui sopra è il Monte Panico. Diciamo, siamo tra la sella tra Monte Panico e Monte San Nicola, che non so dei 2000 metri, sui 1800-1900, qualcosa del genere. Ecco, laggiù in fondo, quella è la cima di Serra Matarazzo. Sì, la cima di Serra Matarazzo, e quella laggiù in fondo più là è la vetta dei Remaggi, quella è l'anticima nord della Serra Matarazzo, e quella è la Serra Matarazzo. E questo è il sentiero che porta alla Valle Inguagnera. Eccoci qua, stiamo per entrare nella Valle Iannanguera. No, mi scordo sempre come si chiama. Iannanguera, come si chiamava sta valle? Gnanghera. Iannanghera, vabbè, ma prima, ma non è più facile, andiamo di notare. Gnanghera, dai, è carino. Valle Signore, Valcomino, sta qua sotto, ma perché? Inguagnera. Inguagnera, Valle Inguagnera. Inguagnera.
pieno di mucche, oh. Questo è il passaggio obbligato che porta dentro la valle. Ma le mucche non stanno? È che là davanti a te. Stanno a fare rumore soprattutto, i campanacci, mi hanno domandato stanno. Quella è fresco. Questa è la valle di Annangola, eccola qua. Proprio alle pendici della cima Serra Matarazzo. Eccola qui, questa è la valle, no? Più avanti c'è sta il pozzo. Vedete il campanaccio strano? Tutto il giorno con sta campana, andava a casa la sera, la capoccia viene in bomba, porco giocolacci. Bovini al pascolo, mucche al pascolo. Uno, due, quattro, sei, sette, dieci, dodici, quattordici, sei, diciotto, venti, ventidue. Almeno 50 mucche so. Oh, questi campanacci fanno il rumoraccio qua, eh. Questa è zona, è luogo di silenzio. Siamo nella valle di Annangora. Siamo in Cestar Toro. Dobbiamo andare lassù adesso, alla cima Serra Matarazzo. Sopra là. Risaliamo tutta la valle, mo. Le nostre rovine stanno arrivando da lassù, ecco lì che arrivano. Olè! Proseguiamo. Ok. Stiamo risalendo la valle di Annangora. Annangora, che cavolo sta valle, ci vengo più, guarda, la valle Inguagnera, la stiamo risalendo, ormai siamo quasi al valico di Inguagnera, a parte prima dobbiamo trovare il pozzo Inguagnera, almeno cambiati i nomi, no? Dai, tutto Inguagnera qua, è tutto Inguagliero. Tira una rietta fresca fresca. Piuttosto fredda. Tra poco incontriamo il pozzo. Adesso vi faccio il passamontagna io. Ok. Sta quasi per terminare la valle di Annangora, siamo quasi arrivati al valico. Poi dal valico, una quarantina di minuti neanche, siamo in vetta alla Serra Matarazzo. Il valico, eccolo là, lo stiamo per raggiungere. Ancora non abbiamo trovato il pozzo, sarà lì sopra là il pozzo. No, però non ho visto più se il tubo continuava a venire da sopra oppure stava qua sotto, non lo so, comunque se non lo trovavamo stava lì, al ritorno lo trovavamo lì, lo trovavamo. Io penso che sta qua sopra comunque il pozzo. Ma stava sul sentiero? Sì, sta sul sentiero, quindi lo dovremmo trovare. Stava lungo il sentiero il pozzo. Sta uscendo un po' di sole. Ma adesso esce. Eccoci qua. Eccoci qua, siamo al pozzo Inguagnera, 1630 metri. Siamo a 1600 di quota. Sì, vedi la via Cosa Rotonda, c'era la piastra rotonda, l'hanno fatta, l'hanno lavorata per chiudere il pozzo, poi qualcuno l'ha rotta, vabbè. Questo è il pozzo Inguagnera, 1630 metri. È pericoloso. Sì, è bello largo, quindi se no si può pure casca dentro. Forse questa doveva stare. E quella era quella che copriva il pozzo, certo. Ma comunque, certo. Ora risalimo sto costone, guarda, verso lì. Ecco lì, risalimo quel costoncino. Vediamo lì, vediamo quello metto di pietra. E da lì dalla sella, arrivi dalla sella e dalla sella vai sulla vetta. Sentiamo. Sentiamo. C'è pure tanta acqua. Oh. No, ma c'è un sacco d'acqua, sentito quanta acqua c'è. Ok.
Ok, è cominciata la salita alla Serra Matarazzo, che comunque non è lontana, dietro, subito dietro le mie spalle, quindi animo che in 40 minuti siamo in vetta. Se è un'ora è uguale, tra un'oretta stiamo in vetta, dai. Siamo stati col freschetto proprio, potete ringraziare. Questa è tutta la valle Yannang, vaffanculo, in Guagnera. Mo quando scendo poi cambio nome a sta valle. Gli cambio nome a sta valle. In Guagnera. In Guagnera. Sì, sì, sentire è evidente poi. Sì. Eccoci dalla testata della valle Yanguagnera. Bellissima sta valle. Tranne il pezzo stavano nelle mucche che era pieno di cacche. Questa parte qui invece è bellissima. Ci siamo concimati. Sentiero evidente, non segnato, ma evidentissimo, quindi difficile ste perdi. Sì, vieni qua che vieni a bere, ti riposi un attimo. E mo famo, c'è lo strappo finale, 40 minuti e stiamo sopra. Ma quelli 40 minuti fa erano 40? No, era un'ora 40 minuti fa. Quello è il San Nicola, vedi? Ci hanno fatto uno di San Nicola e ci è costato pure caro le mortacce. C'erano 5 milioni di moscerini, c'erano. Mai visto una cosa simile. Sì. Ecco la testata finale della valle in Guagnera. Fanculo, guarda, donna fa un corso accelerato di questa parola. In Guagnera! Sì, sì, la tua destra, sì, su quel pezzetto di roccia devi salire. Questo è il tratto finale che porta là sopra la vetta della cima Serra Matarazzo. Lì, lì, ecco, lì, lì, gira là, brava. Lì. Metti la mano sulla zolla del terreno. Ormai siamo quasi in vetta, ecco qui sopra, guardate. Eccoci. Ecco la cresta qui, ormai tempo 20 minuti e stiamo sulla Serra Matarazzo. Comoda, la possono fare anche i bambini. Sì, non è anche come dislivello, mi pare che era 650-700 metri, ma non è stata mai ripida, visto? No, no. È sempre salita sono piano piano questa valle. Sì. Siamo arrivati, guardando sta la vetta lì sopra. Fino a mo'. Sì, non sai quando stavamo giù all'inizio della valle, l'avevamo vista lontana lontana, poi stavamo qui sotto. Giro a 360 gradi della cima di Serra Matarazzo, 2007 metri. Detta anche Cimanella, o a qualcuno dice anche Cima dei Presepi, ma per il club 2000 è la cima di Serra Matarazzo, a 2007 metri. Quello è il Marsicano. Marsicano Est, Ovest, Calanca, Forcone. Tutte le vette abbiamo fatto del parco l'altra volta. Poi laggiù c'è la Chiarano, Serra Chiarano, Rocca Chiarano. Ecco qua il parco, bellissimo. È la zona proibita del parco. Tocca farci un salto. De nascosto, ma tocca farlo. Laggiù dovrebbe essere il Monte Marcello, questo qui davanti a me, se non sbaglio. Quello comunque è bella veduta, Roccaltiera, dove tocca la prossima settimana, bella veduta e Roccaltiera. Muoio, fa ste crestine qua, voglio andare a vedere che vettarelle so. Forse il Monte Marcello è quello là, perché sta lungo la cresta, ma non so se questa cresta qua o la cresta da quest'altra parte. Per tutta la spiana c'è Sora, Valcomia, paese di Valcomino si chiama, insomma. Questo è tutto il vallone che abbiamo risalito, che è il vallone in Guagnera. Questo qui è Monte San Nicola e quell'altro non so mettermi in mente, non so, 2000 metri, vabbè. Ritorniamo sempre qui all'ometto, questo qui di fronte diciamo che è l'anticima nord della Serra Matarazzo. Ok. Ecco la crestina finale che porta sulla cima di Serra Matarazzo a 2007 metri.
97esima vetta, stai per toccare la 97esima. E Cinzia la numero 23, bucio di culo. Non lo sta a fa però, sinceramente oggi Porella. Guarda la prossima, Gio, ci tocca sull'alta. Quella là? Sì, quella bella veduta e roccaltiera. Uno spettacolo da qua. Ok, quella è la vetta, avviciniamoci. Le mosci non ce ne stanno più? No. Eccola qui. Vetta numero 97 over 2000. Cima di Serra Matarazzo, ho detto anche Cimanella, sopra è scritto Cimanella, sì. Vedi? 2007 metri, vetta numero 97. Benissimo. Meno 3 a 100, eh? Piano piano si avvicina. Oggi veramente piano piano. Eccola qua che viene a prendersi la sua 23esima vetta over 2000, la cima di Serra Matarazzo. 23esima vetta over 2000. Un po' in ritardo confronto a noi, ma vabbè, ha cominciato pure dopo, via. Eccola qua, 23. Di qua ci abbiamo Mister 97. Mister 97 e Mister 93. Più che Mister, Miss. Miss 97 e Miss 23, miss. Via. Discesa dalla Serra Matarazzo, dalla vetta della Serra Matarazzo, da 2007 metri, ora ce ne andiamo sull'anticima nord. Questo per farsi in giretto, che è questa qui di fronte a noi, dietro alle mie spalle. Okay. Dove scendiamo? Aspetta, un attimo, faccio questo filmino. Questa è la cresta del San Nicola e del Panico. Bella, guarda, è bella cresta, tutta bella pulita poi. Sì. Quella là? Sì, questa cresta qui da fronte. Ecco, anche Cinzia in discesa. Bella veduta. È stupendo. Quello è il parco, vedi? Bellissimo. E vette proibite del parco. Ah, sono quelle, sì. Dove c'è la riproduzione. Sì. Che poi invece stanno tutte, certo, le parti poi. Questa è l'anticima nord. Discesa dentro la valle sul pendio sassoso, rompipalle. Abbiamo incontrato anche due persone, che è una cosa rara incontrare persone dentro al parco. Si incontrano più camosci che persone. I camosci ne abbiamo visti una decina, le persone due senza bastoncini. Andavano pure veloci, stanno a fare la traversata da Cima Serra Matarazzo, Monte Bella Veduta e Rocca Altiera, e discendevano a Sette Frati. Bel giro. Quella è la cima di Serra Matarazzo. Questa è la valle che stiamo per riscendere un'altra volta e ritornare laggiù in fondo. Valle in Anguera. Magari. Eccolo lassù, eccolo qua. Rieccoci qui nella valle in Guagnera, com'era? In Guagnera. In Guagnera. In Guagnera, in Guagnera. Adesso tocca ripercorrerla tutta in discesa. Il brutto era farla in salita, mo è una pacchia, massimo un'ora, ma manco ce la mettiamo, stiamo alla macchina, vai. Se stiamo a mettere più a scendere che a salire. Ma abbiamo fretta? Ma non c'entra niente, non si può manco stare così a 5 all'ora, deve allungare il passo. Deve allungare il passo. Avevamo un'idea alternativa. Però c'è per dire, allunga il passo. E chiacchiera di meno. No, non ce la faccio con il passo. Chiacchieri troppo, chiacchieri quando cammini. Che peso le fatti? La mandria? Cowboy! Con sti campanacci avete rotto, eh! E da stamattina, dindo! Si se incazza il toro, sono cazzi qui, eh! Sarà qua a mezzo, prima c'era! Non c'è, andavo a riposare. E quello là, tutto preso! Quello con la
Ah, sta a Povigià, sta a Povigià. Siamo nella valle delle cacche. Caccolandia. Perché sono passate di qui una migliaia di vacche, hanno lasciato, non si sa quello che hanno potuto lasciare. Ogni metro ce n'è una, in pratica è una gincana. Stanno a fare una stanno a fare gincane. Guarda che roba. Guarda qui. Questa proprio è una ciambella, proprio ha fatto un ciambellone, quanto cazzo era la magnato. Tocca fare ancora tutto sto pezzo in mezzo a Caccolandia. Tocca rientrare dentro quel boschetto là sopra e da lì in poi se ne siamo nati via. Se è più facile, senza cacche soprattutto. Prende una scorciatoia perché hanno paura del torrello infuriato. Sta a cagare, sta a cagare, guarda che cagato. Sul sentiero, a zozzo. Ecco, è ferito, vedete? È ferito. Mi ha fatto camminare, poraccio. Infatti da stamattina, siamo passati stamattina, stava qui. Siamo tornati. Ecco anche Cinzia che gira intorno per paura del torrello infuriato. Eccolo lì. Toro. Toro, o torello. Quanto puzza, poverino però. Siete riusciti a passare, che fortunati che siete. Torello, attacca adesso, vai. Toro, holy. Ah, holy. Ed ecco qui, fine del sentiero P3, che naturalmente non è segnato. Sulla cartina sì, ma sul posto... Manca a pensarci. Giro finito. Siamo arrivati per la strada. Andiamo via, salutate. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Al prossimo giro. Altra corsa. Altro giro, altra corsa. Ciao ciao.